Let's go baby, benvenuti a questa intro. Oltre che beggarvi, inchinarvi, pregarvi di mettere like. Oh mio Dio, dovete metterlo, se no non mi pagano, non mi danno i soldi e devo chiudere il cazzo di canale. Ok, basta con queste cazzate. Comunque, a parte questa cosa, spolliciate un like perché sicuramente il video vi piacerà. Questo qui è il video che vi avevo detto in cui avrei spiegato perché secondo me la classe di cui avevo parlato era la classe più forte di tutti i COD. Me ne sono uscito con un video che penso nessuno abbia mai, diciamo, ho avuto l'idea di fare, cioè spiegare perché su Black Ops 3 ho trovato quella che è la classe più forte di tutti i Call of Duty. Me ne sono uscito con questa idea così. Penso che nessuno gli sia mai venuto in mente di fare un titolo così cattivo, aggressivo, ma in verità questa è veramente la classe più forte di tutti i COD. E vi spiegherò alcune motivazioni del perché alcune persone non si trovano molto bene con quest'arma e alcuni cambiamenti che si possono fare a questa classe, riferiti ovviamente alla sensibilità, al modo di giocare, all'aggancio e tutte queste cose. Un'altra cosa che vi voglio dire, ragazzi, prima di iniziare. Ieri, il video che è uscito ieri era un semplicissimo vlog, ci sono stati tantissimi, ma tantissimi like. Siamo arrivati quasi a 2000 like. Io, ragazzi, vi ringrazio veramente perché non me lo sarei mai aspettato così tanti like. Spero che voi stessi li avete messi e continuerete anche su questo video e su quelli a venire. Stessa cosa ieri per lo streaming di Overwatch. Su PC abbiamo fatto 200 persone fisse. Io, ragazzi, grazie mille, ieri chi è venuto in streaming ha visto quanto ero felice, quanto mi stavo divertendo a giocare ad Overwatch e si è goduto una bella streaming di divertimento, di belle giocate, eccetera, eccetera. E ovviamente sta vedendo che piano piano ogni giorno sto migliorando sempre di più, sta vedendo i miei allenamenti, come pratico i personaggi, eccetera, eccetera, come pratichiamo con la squadra quando abbiamo giocato con due pro player italiani di Overwatch. Quindi vi invito anche oggi comunque a vedere lo streaming, eccetera, eccetera. Ragazzi, martedì ci sarà un evento grandioso, quindi tenetevelo in testa, martedì un evento grandioso. Ora vi lascio il video, non vi scasso più i coglioni. Ciao, lasciate like, lasciate like, mi chiudo nel canale. Let's go baby e benvenuti a questo free for all in cui sto giocando con la classe più forte di tutti i Call of Duty che vi avevo promesso. E voi direte: Power, ma perché stai giocando a questa classe? Beh, ve l'avevo promesso e vi avevo promesso che vi avrei spiegato un pochino di cose su questa classe, del perché io la reputo così forte. Allora, per prima cosa, come abbiamo già detto, come già vi ho detto nella classe, nel mio class setup che vi ho fatto vedere, questa classe diminuisce il rinculo di quest'arma praticamente a zero. In verità non è che lo diminuisce a zero, ma riduce di molto il rinculo verticale, che è comunque la cosa principale del VMP. E tante volte, molte persone non riescono a controllare questo rinculo verticale e molte volte va l'arma verso in alto a destra. Grazie al Varix, che dà una velocità molto più alta al center speed, aumenta di molto la velocità con cui l'arma, quando rincula, ritorna, diciamo, come si chiama, alla posizione iniziale. Quindi, come fare ad utilizzare quest'arma? Semplicissimo, da lontano funziona come praticamente una R. Da vicino le cose cambiano. Perché le cose cambiano? Questo mirino ha un grandissimo problema, secondo me, ed è quello che praticamente vi chiude la visuale, cioè non vi consente di vedere bene dove state mirando. Quindi, cosa fare? Prima di tutto, chi gioca con sensibilità basse deve riuscire a utilizzare bene la levetta sinistra, quindi il movimento destra-sinistra, per colmare i problemi dovuti alla sensibilità. Cioè, quando voi mirate tante volte che fate così, dovete fare destra-sinistra per cercare di mantenere l'aggancio, il cosiddetto strafe che vi ho raccontato. Allo stesso modo, una cosa fondamentale con quest'arma è. Cosa ho fatto? Perché mi ha cambiato arma da solo? È sapere in questo caso seguire una persona, perché in questo caso quest'arma sì è sicuramente molto più forte, eccetera, eccetera, ma l'automira è praticamente ridotta al minimo perché non avete rinculo. Il gioco, non so se è una cosa che è stata aggiunta recentemente, perché mi sa che è stato fatto un piccolo cambiamento al Varix, e infatti l'automira è molto ma molto più bassa. Se vi ricordate, io vi avevo detto che, oh Cristo, muori. Vi avevo detto che comunque utilizzando calcio regolabile, eccetera, eccetera, muovendovi destra e sinistra aumentate l'automira. In questo caso è come se giocaste con quest'arma senza automira, e l'unico modo per avere un minimo comunque di aggancio e cose simili è attraverso il movimento dello strafe, attraverso il destra e sinistra. Quindi mi raccomando per questa cosa, perché penso l'abbiano non proprio patchato, ma comunque abbiano fatto questa cosa proprio per evitare che tutta la gente lo usi su tutte le armi e che molte armi diventino incredibilmente forti. Allora, vediamo un pochino chi ci sta. Comunque, ragazzi, se volete fare una cosa ancora più pazza con quest'arma,
ve la consiglio vivamente, è di provare a mettere anche il fuoco rapido, magari di levare il calcio se ve la sentite e di provare a mettere il calcio. Comunque ragazzi, mi raccomando, se utilizzate sensibilità alte, non rageate se non riuscite magari a prendere gli avversari all'inizio, ci vuole un pochino di pratica, nonostante sia molto facile secondo me questa arma da usare, quindi non servirebbero tutte queste indicazioni, ma tante volte siamo abituati a giocare a COD con l'automira e in questo caso, non avendola su quest'arma, bisogna saper controllare bene la mira, il movimento destra-sinistra e, oddio, così via. Comunque, una cosa pure che ho notato di quest'arma, di questa classe, l'ho provata molto a lungo, è il fatto che il Leap Fire sembra essere migliorato tantissimo, quindi sembra che questa classe abbia un ottimo Leap Fire, quindi potrete sparare senza mirare, senza problemi. Queste sono le mie sensazioni con quest'arma, mi trovo molto bene, è fortissima, penso che quasi ogni arma col Varix sia così forte, quindi non è una cosa in questo caso. Oh, guardate. Vedete com'è da lontano, non c'è automira praticamente, come se questo mirino rimuovesse l'automira, però compensa il fatto che non ha rinculo l'arma. E sinceramente si può fare una prova, cioè togliere il calcio, quello anteriore, che riduce il rinculo del 7% verticale, poiché quest'arma aumenta così tanto il center speed, e secondo me andare a mettere fuoco rapido che aumenta il radio del 7%. Quest'arma, come sapete, ha 900 di radio di fuoco, 900 è una cifra altissima per un SMG, e col 7% in più si nota veramente tanto il cambiamento, e fidatevi, aiuto! Niente, sono morto. E fidatevi, il cambiamento si nota così tanto che potrete vedere, oddio, da soli quanto velocemente shotterete le persone. Ricordate quindi che fuoco rapido è un accessorio, è un must secondo me per pubblica, non SMG ban, protect e altre cose, quindi mettetelo assolutamente. Per quanto riguarda invece caricatori rapidi e altre cose, o caricatori aumentati, non serve, quest'arma ha già 40 colpi di suo, 4 persone, 5 persone di fila ve le farete se giocate pubblica. Se giocate competitive, beh, sicuramente questi tre accessori che vi ho fatto vedere vanno bene così. Ovviamente il Varix, ragazzi, è un pochino una porcata da nabbi, sinceramente, non è proprio il massimo. Però se ve la sentite, se vi sentite veramente bravi, ovviamente quando giocate con Paddy non avrete in questo caso Sciacallo, quindi avrete due punti in più da mettere da qualche parte. Comunque ragazzi, per pubblica questa classe è disumana, assurda, incredibile, shotta le persone, le scioglie. L'unico problema è che non c'è l'automira, quindi questa è la mia sensazione su quest'arma, non so se l'avete notato anche voi. Ed è forse questo il problema di cui molti mi dicono che non riescono a giocarci, ad utilizzarla, specialmente magari chi ha sensibilità molto alte o comunque non è proprio precisissimo come persona. Quindi questo è il problema di questa classe secondo me. Ci becchiamo al prossimo video ragazzi, lasciate un like, spero vi sia piaciuto. Let's go baby!